benvenuto in Chiacchiere in TV, ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Sono Avatar di Carlo Conti. Dopo la fine del reality, i due si sono lasciati più volte, ma hanno sempre ritrovato la strada per tornare insieme. L'ultima indiscrezione su Oriana e Daniele risale al 2 settembre 2023, quando si è diffusa la voce che la coppia fosse di nuovo sul punto di separarsi. Il motivo della rottura sarebbe stato un gesto di Daniele, che avrebbe bloccato Oriana sui social. L'ex GFina ha risposto a questa notizia in modo insolito, pubblicando su Instagram una foto di lei e Daniele insieme con la didascalia: "Non importa cosa succede, io e lui ci amiamo". Questa dichiarazione ha smentito la rottura, ma ha anche alimentato i dubbi dei fan, che si chiedono se Oriana e Daniele siano davvero in grado di superare. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Oriana e Daniele sono due persone con caratteri molto forti. Oriana è una donna indipendente e sicura di sé, che non ha paura di dire quello che pensa. Daniele, invece, è un uomo più riservato e introverso. Queste differenze sono state spesso fonte di tensioni nella loro relazione. I due hanno litigato spesso, e in alcuni casi si sono anche lasciati. Tuttavia, l'amore che provano l'uno per l'altra è sempre stato più forte delle loro divergenze. Non è chiaro cosa riserva il futuro alla coppia. Oriana e Daniele hanno dichiarato di essere intenzionati a continuare a stare insieme, ma è difficile dire se riusciranno a superare le difficoltà che hanno affrontato in passato. Se riusciranno a trovare un modo di comunicare e a comprendersi meglio, potrebbero costruire una relazione solida e duratura. Partecipa alle nostre premi voce per farti sentire parte della community. In caso contrario, la loro storia potrebbe concludersi con un altro addio. La psicologia può offrire qualche spunto di riflessione sulla storia di Oriana e Daniele. I due si trovano probabilmente in una situazione di attaccamento ambivalente. Questo tipo di attaccamento è caratterizzato da sentimenti di amore e odio nei confronti del partner. Oriana e Daniele si amano profondamente, ma sono anche incapaci di comunicare in modo sano. Questo porta a litigi e incomprensioni, che spesso sfociano in separazioni. Per superare questa situazione, Oriana e Daniele dovrebbero lavorare sul loro modo di comunicare. Dovrebbero imparare a esprimere le proprie emozioni in modo assertivo, senza paura di ferire l'altro. Se riusciranno a farlo, potrebbero costruire una relazione più sana e soddisfacente. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV, ultime notizie. Mara Venier, la conduttrice più amata dagli italiani.
Dopo 17 anni alla guida della storica trasmissione di Rai 1, la Venier lascerà il timone a settembre. Tra i nomi più accreditati ci sono Alessia Marcuzzi, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini. In un'intervista recente, la Marcuzzi ha dichiarato di essere interessata alla proposta. Domenica In è un programma storico e prestigioso, ha detto. Sarebbe un'esperienza stimolante e gratificante. La Marcuzzi è una conduttrice affermata, con una lunga carriera alle spalle. Conosce bene il mestiere e sa come gestire un programma di intrattenimento di successo. Simpatia e carisma. La Marcuzzi è una donna solare e simpatica, con un grande talento per intrattenere il pubblico. Sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. La Marcuzzi ha una grande capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Sa comprendere i gusti e le esigenze degli italiani e sa proporre programmi che incontrano il loro favore. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e rispettate del panorama televisivo italiano. Ha una lunga carriera alle spalle, durante la quale ha dimostrato di saper condurre con successo programmi di diversi generi, dall'intrattenimento alla cucina, dal varietà alla musica. La Clerici ha una grande capacità di entrare in empatia con il pubblico. È una persona solare e spontanea, che sa creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, ha un grande carisma e una naturale predisposizione alla leadership, che la rendono la figura ideale per guidare un programma come Domenica In. La Clerici è anche una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Antonella Clerici sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. Partecipa alle nostre premi goccia per farti sentire parte della community. Lorella Cuccarini è una conduttrice molto popolare in Italia, con una lunga carriera alle spalle. È una donna solare, simpatica e con un grande talento per intrattenere il pubblico. La Cuccarini ha già avuto esperienza nella conduzione di programmi di intrattenimento di successo, come Buona Domenica e Domenica In. In questi programmi, ha dimostrato di saper gestire il palco con sicurezza e di creare un clima di complicità con gli ospiti e con i telespettatori. Inoltre, la Cuccarini è una professionista molto preparata e competente. Ha una profonda conoscenza del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, che le permette di proporre programmi di qualità e di intrattenere il pubblico con successo. Per tutte queste ragioni, Lorella Cuccarini sarebbe una scelta ideale per la conduzione di Domenica In. La sua esperienza, la sua professionalità e la sua capacità di intrattenere il pubblico la rendono la candidata perfetta per guidare questo storico programma di Rai 1. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Di Pomeriggio 5, il programma di informazione e intrattenimento di Canale 5. La Merlino è una giornalista di lungo corso, con una grande esperienza in televisione, ma la sua conduzione del programma non ha convinto il pubblico. I motivi sono diversi. Innanzitutto, la Merlino è spesso accusata di essere troppo aggressiva e polemica. In uno studio televisivo dove si discute di argomenti spesso delicati, come la politica, la cronaca nera o la cronaca rosa,
la Merlino tende a prendere posizione in modo netto, spesso scontrandosi con gli ospiti. Questo suo modo di fare può risultare fastidioso per molti telespettatori, che preferiscono una conduzione più imparziale. In secondo luogo, la Merlino è accusata di essere troppo superficiale. Il suo programma è ricco di notizie e di ospiti, ma spesso le discussioni sono superficiali e poco approfondite. La Merlino non dà spazio a approfondimenti e analisi, preferendo concentrarsi sui momenti più spettacolari e controversi. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Infine, la Merlino è accusata di essere troppo ripetitiva. Il suo programma segue sempre lo stesso schema, con ospiti che si alternano a servizi giornalistici. Questo può rendere il programma noioso e ripetitivo per chi lo segue da tempo. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, affermando di essere una giornalista libera e indipendente che non ha paura di prendere posizione. Tuttavia, le critiche non accennano a diminuire, e il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. La conduzione di Mirta Merlino ha fatto sorgere in molti telespettatori la nostalgia di Barbara D'Urso, che ha condotto Pomeriggio 5 per molti anni. D'Urso era una conduttrice molto popolare, che riusciva a tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori. Il suo programma era ricco di notizie, di ospiti e di momenti di intrattenimento, e riusciva a coniugare informazione e spettacolo in modo efficace. Partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Barbara D'Urso ha documentato su Instagram la sua misteriosa partenza in aereo dall'Italia, prima anticipando l'inizio di una nuova avventura e qualche ora dopo annunciando il suo trasferimento a Londra. Molti telespettatori sperano che un giorno D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Mirta Merlino è una giornalista di grande talento, ma la sua conduzione di Pomeriggio 5 non ha convinto il pubblico. Le critiche sono diverse. La Merlino è accusata di essere troppo aggressiva, superficiale e ripetitiva. Di fronte a queste critiche, la Merlino ha sempre difeso la sua conduzione, ma il pubblico sembra sempre più disaffezionato al programma. In molti telespettatori sperano che un giorno Barbara D'Urso possa tornare a Pomeriggio 5 e che possa riportare il programma agli antichi fasti. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Antonella Fiordelisi è una modella e influencer di Salerno, nota per il suo fisico statuario e la sua passione per il fitness. È stata fidanzata per alcuni mesi con Edoardo Donnamaria, ex concorrente del Grande Fratello, ma la loro relazione è naufragata a febbraio di quest'anno. Dopo la rottura, Antonella si è concentrata sul lavoro, partecipando a diversi progetti televisivi e lanciando una propria linea di abbigliamento. Ma il gossip non l'ha abbandonata, e a fine maggio sono circolate voci su una sua presunta relazione con un imprenditore di nome Andrea Graffagnini. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza, esperto di gossip, che ha condiviso alcune foto e alcuni messaggi arrivati nel suo direct dai fan. Nelle foto, Antonella e Andrea si trovavano nella stessa palestra e avevano pubblicato un selfie nello stesso istante. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi.
altri VIP. I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Ovviamente, la notizia ha scatenato la curiosità del web, ma subito dopo è arrivato un importante chiarimento. Antonella ha ammesso che si era trattato solamente di un caso. Fonti vicine a entrambi fanno sapere che sono amici e lui si allena lì da molto tempo. Tra l'altro non erano da soli in palestra. I fan di Antonella sono rimasti delusi dalla smentita, ma lei ha assicurato che non è ancora pronta a una nuova relazione. Probabilmente mi ci vorrà ancora del tempo per riprendermi dalla rottura con Edoardo, ha detto. Edoardo, dal canto suo, è tornato a parlare della storia con Antonella nei giorni scorsi. Non si può dire quello che succederà in futuro, ha detto. Per adesso da parte mia, viste le varie vicissitudini degli ultimi tempi, non credo che ci siano le basi per continuare la relazione. Insomma, la storia d'amore di Antonella Fiordelisi è ancora tutta da scrivere. Partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Ma intanto, il gossip non si ferma, e i fan sono sempre pronti a commentare ogni suo spostamento. Ma cosa ci sarebbe di comico in questa storia? In realtà, c'è molto da ridere. Per esempio, è divertente pensare a come il gossip sia riuscito a trasformare un semplice selfie in una storia d'amore. Oppure, è divertente pensare a come Antonella e Andrea abbiano dovuto smentire la loro relazione, nonostante fossero solo amici. E poi, c'è da ridere anche per le reazioni dei fan. C'è chi credeva che Antonella fosse finalmente tornata felice, e chi invece si è arrabbiato per la smentita. Insomma, la storia d'amore di Antonella Fiordelisi è una storia che fa ridere. Ma non è solo questo. È anche una storia che insegna una cosa importante. Non bisogna credere a tutto quello che si legge sui giornali di gossip. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Stefano De Martino e Antonino Spinalbese sono due uomini che hanno avuto un ruolo importante nella vita di Belén Rodríguez. Il primo è stato il suo compagno per diversi anni, dal 2012 al 2020, con il quale ha avuto un figlio, Santiago. Il secondo è stato il suo compagno per un anno, dal 2020 al 2021, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marie. Lo scorso giugno, De Martino e Rodríguez hanno annunciato la loro separazione definitiva. Pochi mesi dopo, la showgirl argentina ha ufficializzato la sua relazione con Elio Lorenzoni. In questo clima di grande cambiamento, De Martino e Spinalbese hanno sorpreso tutti iniziando a frequentarsi. I due si sono incontrati di nascosto, stipulando una sorta di patto per il bene dei loro figli. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, De Martino e Spinalbese si sono visti per la prima volta a casa di De Martino, con i rispettivi figli. I due sono rimasti insieme per 3 ore, giocando e parlando. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. L'obiettivo di questo incontro era quello di far conoscere meglio i due bambini, che sono molto legati. Santiago e Luna Marie hanno giocato insieme per ore e si sono divertiti molto. De Martino e Spinalbese hanno anche parlato del rapporto con Belén Rodríguez. I due hanno concordato di mantenere un rapporto civile e rispettoso per il bene dei loro figli. I motivi dell'amicizia: ci sono diversi motivi che possono aver portato a questa inaspettata amicizia tra De Martino e Spinalbese.
Innanzitutto, i due uomini hanno una cosa in comune molto importante, l'amore per i loro figli. Entrambi sono padri amorevoli e responsabili, e vogliono il meglio per i loro bambini. In secondo luogo, De Martino e Spinalbese hanno un passato comune. Hanno entrambi avuto una relazione con Belén Rodríguez, e hanno entrambi vissuto la separazione da lei. Questa esperienza potrebbe averli avvicinati, permettendo loro di comprendersi meglio. Infine, De Martino e Spinalbese sono entrambi persone mature e responsabili. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Sono in grado di guardare oltre le loro differenze e mettere al primo posto il bene dei loro figli. L'amicizia tra De Martino e Spinalbese è un esempio positivo di come i genitori possano collaborare anche dopo una separazione. I due uomini hanno dimostrato di essere capaci di superare le loro differenze e lavorare insieme per il bene dei loro figli. La loro storia può essere di ispirazione per tutti i genitori separati, che spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nella gestione dei figli. L'amicizia tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese è un evento inedito e positivo. I due uomini, che in passato sono stati rivali in amore, hanno dimostrato di essere capaci di superare le loro differenze per il bene dei loro figli. La loro storia può essere d'esempio per tutti i genitori separati, che spesso si trovano a dover affrontare difficoltà nella gestione dei figli. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Della mia community. Il 29 agosto 2023, Arisa ha pubblicato una serie di scatti senza veli sul suo profilo Instagram, accompagnati da un messaggio in cui dichiarava di essere alla ricerca di un marito. Il post ha subito fatto il giro del web, suscitando un'ondata di commenti entusiasti da parte dei fan. Tra i tanti commenti, uno in particolare ha attirato l'attenzione, quello di Madame, che ha scritto un semplice "ti amo". Arisa ha prontamente risposto, lanciando un siparietto esilarante, "ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare". La risposta di Madame non si è fatta attendere, "dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti". Lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. La conversazione tra le due artiste ha fatto impazzire i social, generando un'ondata di meme e battute. I fan delle due cantanti hanno iniziato a sognare un possibile flirt tra di loro, alimentando le speranze con foto e video di Arisa e Madame insieme. Ma cosa c'è di vero dietro a questo siparietto social? Arisa e Madame sono davvero amiche? Oppure si tratta semplicemente di una trovata pubblicitaria per promuovere il loro nuovo singolo? La verità è che non lo sappiamo. Le due artiste non hanno rilasciato dichiarazioni in merito e hanno preferito lasciare i fan con il fiato sospeso. Tuttavia, una cosa è certa. Arisa e Madame hanno dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo e di saper intrattenere il pubblico con ironia e leggerezza. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere per farti sentire parte della community. Cristiano Malgioglio, dopo la fine della sua storia d'amore con il fidanzato turco Furkan, ha deciso di cercare un nuovo marito.
il paroliere ha pubblicato un annuncio sui social in cui si definisce una diva indiscussa, solare, gioiosa e smaniosa. L'annuncio ha subito fatto il giro del web e in poco tempo Malgioglio ha ricevuto centinaia di proposte di matrimonio. Tra i tanti pretendenti, uno ha attirato particolarmente la sua attenzione. Si tratta di un uomo di 49 anni, ricco e belloccio, che a quanto pare non disdegna il ciuffo di Malgioglio. I due si sono incontrati a casa di Malgioglio per un appuntamento galante. L'incontro è stato un successo e i due hanno deciso di intraprendere una relazione. Tuttavia, la storia d'amore tra Malgioglio e il suo nuovo fidanzato non è stata sempre facile. L'uomo, infatti, è un po' egocentrico e vuole sempre essere al centro dell'attenzione. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Gossip è in fermento per la presunta crisi tra Sofico Degoni e Alessandro Basciano. I due ex GFini, che si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello VIP, avevano annunciato il loro fidanzamento nel dicembre 2021 e si erano poi sposati a dicembre 2022. Tuttavia, nelle ultime settimane, i due hanno smesso di seguirsi sui social network e hanno fatto delle dichiarazioni che hanno alimentato i rumors sulla loro rottura. Sofì e Alessandro si sono conosciuti nel 2021, durante la sesta edizione del Grande Fratello VIP. All'inizio, tra loro c'è stato del tenero, ma poi i due si sono allontanati. Tuttavia, durante la finale del reality, Alessandro ha confessato il suo amore per Sofì e i due sono usciti insieme. La loro storia è stata subito molto chiacchierata, ma i due non si sono mai lasciati intimorire dalle critiche. Anzi, hanno sempre dimostrato di essere molto innamorati. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. I rumors sulla crisi tra Sofì e Alessandro sono iniziati a circolare a metà luglio 2023. I due hanno smesso di seguirsi su Instagram e hanno fatto delle dichiarazioni che hanno fatto pensare a un allontanamento. Sofì, in un'intervista, ha dichiarato di essere stanca delle fake news e di essere felice con Alessandro. Alessandro, invece, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha scritto: "Non mi spaventa il dissenso comune. Mi spaventa il consenso manipolato." Le ipotesi sulla crisi tra Sofì e Alessandro sono tante. C'è chi dice che i due abbiano litigato a causa della gelosia di Sofì, chi dice che Alessandro abbia tradito Sofì e chi dice che i due abbiano semplicemente bisogno di un po' di tempo per loro. Al momento, i due non hanno ancora confermato o smentito la crisi. Tuttavia, le ultime dichiarazioni di Sofì e Alessandro sembrano suggerire che la loro storia sia ancora viva. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premiere chat per farti sentire parte della community. Possibile epilogo divertente. Sofì e Alessandro sono in Sardegna, per lavoro. Sofì è impegnata a girare un nuovo spot pubblicitario, mentre Alessandro è impegnato a registrare una nuova canzone. Una sera, i due si incontrano per cena. Sono entrambi stanchi, ma sono felici di stare insieme. Durante la cena, Alessandro lancia una battuta: "Hai visto che i giornali hanno scritto che siamo in crisi?" Sofì sorride: "Sì, l'ho visto. Ma non ci ho dato peso. So che la nostra storia è forte." Alessandro la prende in braccio: "Io ti amo più di qualsiasi cosa al mondo." Sofì lo bacia: "Anch'io ti amo." I due si abbracciano e si baciano ancora. Il
giorno dopo, i giornali pubblicano un articolo in cui annunciano che Sofia e Alessandro sono tornati insieme. I fan dei Basciagoni sono felicissimi. E la crisi è solo un lontano ricordo. Ciao, a presto! Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Iscriviti al canale e diventa parte della mia community. Antonella Fiordelisi, ex GFina e influencer, potrebbe essere una delle protagoniste della prossima edizione di Pechino Express. A confermarlo è l'esperto di gossip Amedeo Venza, che ha annunciato la notizia sui suoi social. L'adventure game di Sky 1 tornerà in TV nel 2024, ma le puntate sono registrate e frutto di un montaggio di riprese effettuate in precedenza, perciò è normale cercare di ipotizzare su chi farà parte del cast della prossima edizione. Se l'indiscrezione di Venza fosse vera, Antonella Fiordelisi si unirebbe a un cast già ricco di personaggi famosi. Tra i nomi già confermati ci sono quelli di Alessandro Borghese, Paola Turani, Ciro Ferrara e Laura Cremaschi. Ma chi sarà la compagna di viaggio di Antonella Fiordelisi? Un uomo oppure una donna? In attesa di capire se già questo primo pettegolezzo sia vero, c'è ovviamente chi già inizia a sparare ipotesi sulla presunta seconda persona della coppia. Sul web il nome che circola di più è quello di Sofico Degoni. Se il video è ok, metti un like, lascia un commento e dimmi cosa ne pensi del video. Ti piacerebbe vedere altri video come questi su altri VIP? I tuoi feedback sono importanti per noi e ci aiutano a crescere. Proprio qualche giorno fa le due ragazze hanno pubblicato uno scatto insieme sulle storie di Instagram. Tuttavia, secondo Venza, sembra improbabile che Sofì possa partire per un periodo così lungo e lontano dall'Italia, lasciando così la figlia Céline Blue, che oggi ha solo 4 mesi. Nel frattempo sembra essere rimandato il matrimonio della Codegoni con Alessandro Basciano. Nessuna notizia ufficiale da parte dei diretti interessati, tuttavia i follower della coppia hanno percepito aria di crisi tra i due. Eppure, fino a qualche giorno fa i due erano in giro per l'Italia in vacanza con la neonata. Il primo campanello di allarme è arrivato poche ore fa, quando i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che lui ha tolto il segui sui social alla sua compagna. Non è però la prima volta che succede una cosa del genere, infatti qualche mese fa Alessandro e Sofia avevano smesso di seguirsi a vicenda per poi chiarire che avevano avuto una lite di coppia. Secondo Venza al suo fianco dovrebbe esserci un parente oppure Taylor Mega, restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti. Con lei non ci sarà Edoardo Donnamaria, ormai ex fidanzato. La coppia nata nella casa del grande fratello VIP si è lasciata pochi mesi fa. Eppure a distanza di tempo, i due ex ragazzi continuano a far parlare di sé. Dopo la fine dell'amore, Edoardo e Antonella non hanno perso tempo nel lanciarsi frecciate al vetriolo che hanno lasciato di stucco i follower. Tra i fan di Donna Lisi c'è chi si è schierato dalla parte di Edoardo e chi invece dalla parte di Antonella. Ad oggi ancora non è chiaro perché sia terminata la liaison. Entrambi hanno dato versioni dei fatti contrastanti, anche se a quanto pare si sarebbero lasciati per differenze caratteriali e continue liti che hanno portato alla rottura. Antonella ha sofferto molto per la fine della relazione con Edoardo. Lei stessa ragazza aveva fatto un appello ai suoi follower chiedendo di rispettare il momento delicato. Vota nei nostri sondaggi e partecipa alle nostre premi vocali per farti sentire parte della community. Nelle ultime settimane, Antonella ha deciso di togliere il segui sui social a Edoardo, ai suoi genitori e anche ad alcuni fandom. C'è chi ha detto di averla vista piangere da sola per la lontananza dall'ex compagno che nel frattempo non è rimasto ad aspettare.
Qualcuno ha ipotizzato che stesse frequentando un'altra ragazza o che comunque si stesse divertendo. Non è un caso che Donna Maria abbia messo like su Instagram ad altre esponenti del gentil sesso. Insomma, se l'indiscrezione di Venza fosse vera, Antonella Fiordelisi sarebbe pronta a una nuova avventura, questa volta in coppia con una donna che ancora non è stata rivelata. L'ex GFina, che ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e determinato, sarebbe sicuramente una concorrente ideale per Pechino Express, dove dovrà mettere alla prova le sue capacità fisiche e mentali. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti per scoprire se la notizia sarà confermata. Chiacchiere in TV. Partecipa. Amica o amico, evviva, sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento. E per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina. E torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao.